Ciao ragazze, oggi un video diverso, come sapete che c'è Sanremo, adesso dopo la sigla parlerò dei presentatori e poi così via, sempre smetterò un attimo, vedrò e vi dirò subito a sangue caldo come l'ho trovato sia i presentatori, sia i cantanti e tutti quanti. Io spero che vi piacerà questo video e che mi mettete like, anzi mettetemeli subito così mentre aspettate che io vado a vedere. Mi sono scaricata l'applicazione della Rai perché così posso vedere il pezzetto di video e vengo qua a dirvelo subito cosa ne penso io di Sanremo. Ok, io adesso vi lascio un secondo perché devo andare a vedere prima di tutto i presentatori e poi ritorno dopo la sigla. Sono ritornata con gli amici. Allora, ho visto il conduttore Amedeo, che era super vestito gagliardo, tutto brillantinoso. Perché chi mi segue lo sa che a me piacciono le cose brillantinose. Tutto dorato, bella presentazione che lui è entrato da dove sta il pubblico, è andato sul palco, bellissimo. Poi dopo stava a cercare Fiorello. Ho scritto il nome sul mio foglietto, che qualcuno mi ha preso in giro che faccio quel foglietto. Io non mi ricordo purtroppo. E cercava Fiorello e diceva: dove sta Fiorello? Sapete, aiutatelo, aiutatelo, aiutatemi. E dopo si sentiva Fiorello da sopra le scale che parlava e ha detto che il giorno prima, perché questa era la seconda puntata che stavo vedendo, il giorno prima era vestito da prete e ha detto se andava bene si sarebbe vestito da Maria di Filippi. Amedeo diceva: ma non ci credo che tu ti sei veramente vestito, perché ha detto: mi sono vestita come ho detto. Se andava bene, prima mi ero vestito da prete, mi vesto da Maria De Filippi. Lui ha fatto: no, non è possibile, perché non ci credo che tu fai una cosa del genere, ti conosco, non è possibile. Invece lui diceva: no, 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 mi sono vestito, guarda, girati, guarda sulle scale e vedrai che è vero che io mi sono vestito da Maria De Filippi. Era vestito da Maria di Filippi, era vestito proprio uguale, si era messo la parrucca, bionda, si era messo vestiti così, con gli occhialetti. Io sinceramente quando scendeva giù con i tacchi ho fatto ecco, casca, 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 invece no, è andata bene, non è cascato. Ok, presentazione, presentatore, l'inizio della cosa mi è piaciuto. Adesso vediamo i cantanti. Il primo cantante che porterò qua a voi, vi dirò cosa ne penso del cantante. Primo,
Questo cantante non mi ha dato tanto entusiasmo nelle vene. E Michele Zarrillo, belle parole, però a me non mi ha dato quella cosa che ti devono dare le canzoni, perché io sono una persona che appena sento se mi piace, bene, se non mi piace, non mi piace da. Queste canzoni. Comunque, Michele Zarrillo, Giordana, all'inizio non cantava, parlava. Ne ho fatto, non mi piace tanto. Come canzone non è il mio tipo, giusto un po' le parole, voglio essere come mia mamma, solo quello lì mi è piaciuto e non nient'altro. Non so cosa dire di lei. Continuiamo per il terzo cantante. No. Questo qua mi piace un po'. Si chiama Yonil. Yonil. No, grazie. Questo mi è piaciuto perché quel tipo di musica mi piace. Che parlava di supereroi. Robby così, mi piace tantissimo. Bravo! Ok, terzo, mi è piaciuto un po' di più di quell'altro due. Il primo non mi è piaciuto, Michele Zarrillo. No. Mi e Giordana un po' un pochettino invece no grazie Johnny che diceva voglio essere un supereroe voglio essere un supereroe bello adesso cosa vediamo chi sarà il prossimo che ascolterò. Ve lo dirò. Mi dispiace, ma non mi piace questo. Rancore. Parlava della Sidia, parlava di... No, non mi piace questo. Io sono più di canzoni romantiche, vediamo il quinto se è migliore. No, non mi è piaciuto, no. Paolo Gianocci. La canzone sarebbe stata pure carina, per le belle parole che ci stanno, che era una canzone d'amore, tutto, però non aveva la voce, non aveva il timbro della sua voce bella. E per quel tipo di canzone, noi zero, non mi piace. Vediamo il sesto. Fa un po' schifo queste canzoni, finora. Francesco Gabbani non mi è piaciuto perché non c'hanno quella grinta, sembra che lo stanno a fa apposta per solo per cantare così, non lo cantano col desiderio del loro cuore, devi mettere tutto te stesso per cantare e per trasportare le persone alla tua canzone.
Non mi piace. Andiamo al settimo. Speriamo che troviamo qualche canzone decente che posso parlare, perché fare schifo. Questa qua, Tosca, è abbastanza decente. Sì, mi piace. Ha una bella voce. Sì, questa è abbastanza che mi piace. Sì. Dopo dico tutti i nomi delle persone che abbiamo deciso da cantare. Allora adesso scrivere. Mi piace, sì, perché una canzone romantica, sì, è molto 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 carina. Speriamo che lo trovo meglio di lei e dell'altro. Sì, questo gruppo di ragazzi l'hanno messa tutta. Sì. Però mi dispiace. Non è che mi è piaciuta tanto. Mi dispiace. Mi dispiace. No, non mi è piaciuto. Prossimo cantante. Meno male, qualche cantante decente. Levante, quella ragazza, le scarpe spettacolari, tutte brillantinose, spettacolari, bel corpo, bei capelli, mamma mia, mi piacciono tantissimi i capelli, lunghissimi, lunghissimi, ce l'aveva bellissimi. Poi parliamo della voce. All'inizio, vi dico la verità, facevo Gni gni, gni gni, questa qua non è che sa tanto cantare bene. Fece ascoltando sempre di più, sempre di più, sempre di più. Questa bella ragazza, perché pure è una bella ragazza, mi sono meravigliata, sì, mi sono meravigliata perché ha una bella voce, molto brava. Fino ad ora la migliore. Sentiamo, siamo arrivati a 9, adesso 10. Sono ritornata Enrico, numero 10. Prima di tutto vi devo dire la sua capigliatura, i suoi capelli col ciuffo, la chitarra messa così. La giacca tutta brillantinosa, oh, bellissima, sì, no, vabbè. La giacca bellissima, la giacca tutta brillantinosa, proprio a tema della canzone che ha fatto, sì, molto carina, sì, mi è piaciuta quella canzone, un po' romantica, sì. Enrico, ok, adesso 11 e adesso chi è la undicesima cantante? Cioè, ci sono persone che piace e persone non piace. Io prima di tutto dico com'era vestita. Molto carina, mi piaceva tanto perché c'era tutti Ilenia Elettra Lamborghini, Elettra Lamborghini, quella che fa le macchine, penso, sì. E era bellissimo, con tutto il volante, pure giù le gambe, era il vestito era La canzone era carina, 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 la, mi è piaciuta, sì, però ho visto che ci stanno certi cantanti che ci entrano pazza quando arriveranno.
ve lo dico. Ciao. Ciao, no, ciao, no, ciao, non andate via, perché ancora dobbiamo vedere a che cantanti saremo. Adesso subito, perché non mi piace. Piero Pelù, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace questo qua. Non mi piace, mi dispiace se qualche tu non piace, però non è il mio tipo di canzoni. Ho visto dei cantanti che mi piacciono. Non questo. Vediamo. Oh, uno decente, si chiama Matteo Faustini. È bravo, bravo, c'ha una voce spettacolare. Oh, era ora, trovavo uno, ma ancora non è arrivato quello che mi piacerà a me, perché ho visto prima, però questo ragazzo, ok, ok, vediamo altri. Questo mi piace tantissimo, perché Marco Sentieri ha cantato una canzone che parlava dei bulli che bullizzavano un ragazzo e dopo tanto tempo gli ha salvato la vita. Molto bello, molto significativo, perché fa vedere che le persone cattive fanno del male alle persone brave. Succede sempre questa cosa, che le persone brave ti possono aiutare e voi vi fate le cattiverie ai ragazzi quando gli fate il bullismo. Questa canzone è molto significativa, perché pure io ho sofferto di bullismo e mi è piaciuta tantissimo questa canzone. Bravo Marco Santieri, bravo. Siamo arrivati a 14, adesso 15. Sentiamo la canzone. Ok, adesso vi dico cosa ho pensato di Gabriella e Lucia. Molto bella, una vabbè cantava, quella con i capelli rossi, non so se è Gabriella o Lucia, e cantava, c'aveva bellissima voce. Bellissima voce, a me quelle voci belle, vivaci e arzille mi piacciono, no, quelle così. Stasera sto facendo il video per voi. Cosa mi fa la Vodafone? Mi sta sempre a telefonare e a disturbare, mi sta a sentire le canzoni per fare il video a voi. Purtroppo non posso spegnere il telefono per la linea, perché sto a sentire le canzoni e non lo posso fare. Ok, siamo arrivati a 15, vediamo, 16esimo, cantante. Uè! È uno dei miei cantanti, mamma mia, quello che stavo aspettando, l'avevo visto prima di iniziare il video. Però l'ho lasciati per ultimo, perché sono troppo fantastici, fantastici, mi piacciono da morire. Volete sapere chi sono? È Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. Ma hanno una voce spettacolare. Un timbro di voce e di cantare così bene, che non tutti i cantanti sono così, come Albano e Romina, che non l'ho trovato, mi hanno detto che cantavano pure Albano e Romina, mi immagino che quelli quanto cantano, loro due sono fantastici. Ma queste due cantanti
Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sono fantastici, non si può dire altro. Fantastici. Allora, a questo video abbiamo visto 16 cantanti. C'è scritto qua e qua. La prima cosa che abbiamo visto era del presentatore di Fiorello che si era vestita da Di Filippi. Poi abbiamo iniziato a sentire le canzoni. Michele Zarillo, Giordana, Ionis, no grazie, Riccardo, Paolo Iannocci, Francesco Gabbani, Tosca Puglini, Tattici, Levante, Enrico, Elettra Lamborghini, che ho detto che mi piace tanto com'era vestita, Piero Pelù, Matteo Faustini, Marco Sentieri, Garbani Lu e Lucia, Gabriella e Lucia, scusate, e Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. I meglio lo lasciate per ultimo, i meglio per me e spero pure per voi, spero che pure per voi. Sono super fantastici. Io vorrei che vincessero loro. Mo, vediamo chi vincerà. Vediamo, 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 vediamo. Allora, ragazzi e ragazze, fiorellini e fiorelline, adesso è finito pure questo video e spero che vi sia piaciuto. Vi ho fatto compagnia, vi ho fatto un po' ridere e abbiamo scherzato, ci siamo divertiti e spero che vi ho fatto tanta tanta compagnia e cercherò di fare video più allegri possibile, più simpatici possibile, perché poi con questa faccia come faccio a non fare le mie smorfie? Perché io sono proprio così, io sono una persona che fa molte, 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 molte smorfie. All'inizio io pensavo, ma mi stanno prendendo in giro le persone quanto io parlo? E alla fine ho detto, ma mi state prendendo in giro? Ha detto, no. Perché tu non ti rendi conto quanto parli, le grandi smorfie che fai. Pure quanto io, per esempio, ero ragazza, ero arrabbiata, ridevano. Perché non mi hanno mai preso sul serio? Perché io ho questa faccia, purtroppo, che mia mamma e mio papà mi hanno fatto. Cosa potevo fare? La persona mi faceva ridere, mi faceva compagnia. Sono molto felice perché grazie alla mia mamma, grazie a mio papà che mi hanno fatto questa faccia perché così posso fare la cosa che mi piace. E perciò non mi offende quanto mi vogliono offendere qui YouTube. Comunque, io spero ancora che vi ho fatto divertire e vi siete divertiti soprattutto, prima di tutto. E perciò, se vi siete divertiti, chi non è iscritto si iscrive al mio canale e clicca tanto la campanellina e tanti pollici su! Adesso vi posso lasciare e vediamo ancora Sanremo cosa farà, chi vincerà. E verrò qua a parlare per chi ha vinto, se sono stata contenta o mi è dispiaciuto. Io adesso vi lascio. E ciao, al prossimo video. Ciao. Ciao, fiorellini, ciao.